abbiamo organizzato questa manifestazione per ribadire ancora una volta tutte quelle motivazioni che ci accompagnano da anni in contrarietà a questa assurda grande opera. Chiaramente è un momento in cui il progetto dell'alta velocità è tornato d'attualità, nel senso che alcune forze politiche all'interno del governo hanno da sempre professato la loro contrarietà. In questi mesi ci siamo mobilitati affinché la nostra tratta non venisse dimenticata, soprattutto per il fatto che abbiamo visto come l'iter procedurale sia avanzato in maniera serrata, e abbiamo scelto soprattutto la città di Lonato per dare una risposta anche all'amministrazione comunale di questa cittadina che in maniera frettolosa questo luglio in tutta fretta ha organizzato un consiglio comunale per approvare il cambio di destinazione d'uso di una cava per permettere la partenza dei cantieri. Questa cava, dopo neanche un mese, è stata sequestrata dalla magistratura bresciana per degli smaltimenti illeciti di rifiuti nei lavori di sistemazione del fondo. Questa è una delle tante tappe che ormai hanno caratterizzato la vita del nostro coordinamento, e sarà per noi un'occasione per rilanciare ancora una volta la battaglia che stiamo portando avanti da anni e che per il momento comunque ha permesso il fatto che cantieri non venissero aperti sul nostro territorio.